Buongiorno a tutti, grazie alla città di Bergamo per averci ospitato, per ospitare l'evento. Il pubblico è bellissimo, non è la prima volta che veniamo qua, quindi è ancora più orgoglioso e significativo questo appuntamento. Brevissimamente, perché magari ci sarà spazio anche per qualche domanda, vorremmo farvi vedere cosa stiamo progettando come cantiere di ricerca, il sottoscritto Ferdinando Penarola e il collega Francesco Sacco. Ma è noto che siamo in un mondo di dati e noi ne produciamo e viviamo con questi dati. Siamo sempre più, si dice, dei cluster di dati, oltre che naturalmente delle persone. E se questi dati alimentano in modo additivo un database che ha dimensioni infinite. Naturalmente queste tracce possono essere esaminate e non è strano scoprire, come fra poco con Francesco vedremo, che molti lo stanno facendo per dedurre trend e indicazioni più importanti anche di policy. Ricordandosi sempre, come penso tutti quanti anche ben sapete, che il dato quando è digitale vale sempre doppio. C'è il dato di faccia, quello di facciata che noi conosciamo, e poi ci sono i famosissimi e importantissimi metadati, quando questo dato è stato depositato, chi lo ha fatto, chi lo ha raccolto, con quale device, eccetera. L'insieme di queste cose costituisce una parte dell'iceberg non visibile, molto importante, che può essere investigata. Francesco. Bene, l'Economist ha fatto una copertina per dire che il petrolio del nuovo secolo sono i dati. Ma che cosa possiamo farci davvero coi dati? Adesso vi mostro una carrellata di esempi di cose non che si possono fare o che hanno fatto altri, ma di cose che sono fatte e che si possono rifare, giusto per darvi una dimensione di quello che oggi vuol dire utilizzare i dati. Innanzitutto partendo dai dati, che ce ne sono un'infinità, questi sono i dati come erano nel 2016, nel 2017 e questi nel 2018. Giusto per dire Google, oppure per dire YouTube, 2,7 milioni, 4,1 milioni, 4,3 milioni. Il 2018 ancora non è finito, ma il numero dei video è enormemente aumentato. C'è un flood, proprio un'invasione di dati da questo. Allora, una cosa che si può fare, una cosa che abbiamo fatto per esempio per il Corriere della Sera, prendere tutti i dati dei social, di tutti i social, però in Italia, e fare un indice sintetico di che cosa è l'umore della nazione giorno per giorno. E viene fuori una specie di indice di borsa, che è questo, e se avete curiosità di capire qual è il giorno più felice dell'anno, allora, almeno nel 2014, è stato il primo gennaio. Vi sorprende? No. Ma la cosa importante è che noi possiamo misurare in modo preciso quali sono stati gli altri giorni, perché il primo gennaio, parliamoci chiaro, ci sono ottime ragioni e buoni presupposti, ma ci sono anche i giorni più tristi, no? Ci sono i giorni più tristi che nello stesso modo possono essere misurati, e la stessa cosa possiamo fare in modo puntuale anche per altri fenomeni. Questo per esempio è un lavoro che è stato fatto per l'Istituto del Commercio Estero Italiano e il sentiment verso l'Italia. Va bene, questo è molto molto semplice, però vedete invece più in dettaglio quali sono le cose positive e quali sono le cose negative. Okay? Le cose positive, giusto per curiosità, cibo e vino, non vi stupisce. Estetica, inventiva, arte e cultura e musica. Le cose negative, questi sono sono quello che dicono dell'Italia e degli italiani, tutti gli stranieri, non gli italiani. Allora, le cose negative, ci dicono che abbiamo un sistema produttivo che non funziona, che siamo intolleranti, questo è molto importante perché l'immagine che ha l'italiano dell'Italia non è questa. Modi di vivere, di essere, insomma, poco conciliabili con gli altri, scandali e corruzioni, tasse, ma questo secondo me è anche per quelli che vivono in Italia la stessa cosa. Allora, l'altra cosa interessante è capire dove si parla di Italia. No, dove sono importanti gli italiani? La città dove si parla di più di Italia non è Londra, come molti potrebbero pensare, primo acchito è New York. Al secondo posto c'è Los Angeles e poi c'è Chicago, quindi tre città americane, poi Madrid e poi Londra. Okay. Poi, questo è stato un altro lavoro fatto in un momento molto delicato, dove Al-Qaeda era, questo è un lavoro che è stato fatto ed è stato molto apprezzato, è stato anche addirittura chiesto e rifatto di recente, ed era un'indagine su dove si fanno conversazione sui social di estremisti islamici.
quando fu pubblicato questo lavoro, nessuno sapeva cos'era davvero l'ISIS, che veniva addirittura presa e vista come se fosse la fronte avanzata, moderata rispetto ad Al-Qaeda. Noi facemmo questa ricerca, che fu pubblicata dal Guardian, e venne fuori che questi erano i posti nel mondo dove si parlava di più sui social di estremismo islamico. E se voi andate a vedere i posti dove si parlava di più, il Belgio qua, 31, UK 23, Libia 24, esattamente nell'ordine di grandezza sono avvenuti poi tutta la catena di attentati che partì circa un anno dopo. Okay? Ma nei social questa cosa, nei dati, questa cosa era stata già misurata. E non importa in che lingua sono fatti i post, se sono fatti in arabo, in inglese, non importa, si riescono comunque a raccogliere. Questo invece è un lavoro tutto diverso, invece fatto nel settore dei viaggi, per capire, settore del business travel, per capire in che modo si possono migliorare le previsioni sui flussi, dei viaggi. Allora, questo è stato fatto per un obiettivo di business, cioè come aumentare o migliorare il modo in cui vengono fatte le previsioni sui viaggi business. Allora, sempre utilizzando dati, questo è stato un lavoro fatto con 7 milioni di dati circa, quindi 5 o 6 anni di business travel di tutti gli italiani. Abbiamo trovato un modo per migliorare le previsioni dei flussi degli Stati Uniti rispetto all'andamento del PIL negli Stati Uniti. Con 3 trimestri di ritardo aumentano quelli che vogliono viaggiare verso gli Stati Uniti. Col Giappone, solo con un trimestre e con quella proporzione 0,92, 1 vuol dire perfetto, quindi molto molto precisa la previsione e soprattutto anche molto fitting il numero di mesi di ritardo. Questo è il guadagno che abbiamo avuto sulla previsione. Corro un attimo per recuperare un po' di tempo rispetto al nostro programma. Questo è sempre lo stesso lavoro e abbiamo fatto la reingegnerizzazione al contrario di come funziona il movimento dei prezzi delle compagnie aeree rispetto all'avvicinamento alla data di partenza. Tutti quanti noi sappiamo che i biglietti aerei, man mano che ci si avvicina alla data di partenza, aumentano di prezzo. Ma qual è l'algoritmo? E ci sono delle dipendenze? Allora, sì, ci sono delle dipendenze. Per esempio, per i voli su New York, Milano-New York, Alitalia segue Emirates. Emirates è quella che fa da guida e l'andamento è giusto con un filo di ritardo ed è quello che vedete nel grafico qui. Aumento un po' più la velocità, saltiamo questa parte qui. Si possono far soldi col machine learning, con i dati? Allora, questa è un'applicazione che stiamo mettendo sul mercato, è diventata una startup che prevede con i big data qual è l'andamento dei corsi di borsa. Lo fa con un alto successo, circa il 12% rispetto agli indici. Se facciamo un altro tipo di previsione utilizzando i big data per prevedere come andrà l'indice di borsa, addirittura la puntualità è molto più alta, l'85% a 2 giorni. Questo per dire quanto si riesce a fare avendo i giusti dati, avendone abbastanza. Cos'altro si può fare con i dati? Con i dati si possono creare altri dati, content feeding. No? Questo è un esempio di content feeding, cioè prendiamo i dati da diverse fonti, li riaggreghiamo e li rimettiamo in un modo fruibile. Questo è molto importante nel mondo della scuola perché permette di avere dei dati che sono molto preziosi e sono facilmente riutilizzabili. Oppure quello che possiamo fare è fare delle previsioni politiche molto più precise e attendibili di quelle che non sono quelle attuali. No? Quando leggiamo le previsioni degli istituti di sondaggio, noi ci dimentichiamo di una cosa, che non ne hanno azzeccata una da 7 anni a questa parte. Perché da 7 anni a questa parte li seguo con i social e non ne hanno azzeccata una. Invece un team italiano con cui lavoro ha avuto la possibilità di scrivere sul Washington Post, che è la Bibbia della politica americana, questo articolo perché è stato il team nel mondo che è più andato vicino al reale risultato delle elezioni Trump contro Clinton, per esempio, utilizzando i social, ed era un team italiano. Cos'altro si può fare? Bene, si può fare per esempio monitoraggio di più fonti,
Oggi nessuno di noi ha un'unica fonte a cui poter guardare, abbiamo un mondo molto complesso. Però metterli insieme, questo non è facile, ma per questo è possibile. Si possono fare contemporaneamente diverse manipolazioni dei dati in modo tale da poter avere un'analisi della reputazione di un'azienda, di un'istituzione, come la scuola per esempio, no? Giorno per giorno e poter, proprio come se fosse un sondaggio fatto tutti i giorni, monitorando esattamente qual è l'andamento e andando a vedere anche quali sono le correlazioni con i singoli eventi che ci sono giorno per giorno. Poi si può fare quello che, insomma, chi si occupa di indagini di mercato sa bene cos'è il Net Promoter Score, no? Ma si può fare un Net Promoter Score fatto apposta proprio per quelli che sono diciamo, tutti gli elementi dei social. Inoltre si può fare una analisi per cercare di scoprire ma che cos'è che sta nascendo di importante in rete, cos'è che sta nascendo di importante nelle discussioni dei nostri ragazzi, di cui noi dobbiamo tener conto, che è importante conoscere in anticipo, prima che diventi un trend chiaro a tutti quanti. Cioè, la velocità e la forza con cui alcuni temi salgono all'attenzione. Oppure, la cosa importante, una cosa fatta per tutte le squadre di calcio praticamente, che sono ormai le più attente nella gestione dei social, chi sono i veri influencer? Se noi dobbiamo vedere l'opinione pubblica, come si forma? L'opinione pubblica non si forma mai, come dire, per un passaggio della parola tra pari. No, gli influencer, comunque le catene di influenza, non sono mai tra pari, ci sono alcuni che sono più importanti e centrali rispetto agli altri, e poi ci sta tutta una catena invece intorno di persone che sono a questa collegata. Così si può fare una geolocalizzazione di un certo indice, oppure si possono fare delle previsioni e un monitoraggio. Infine, ne aveva parlato Stefano Quintarelli prima, no? Ecco, intelligenza artificiale, la nostra frontiera. La nostra frontiera però è una frontiera che passa per una questione che è centrale rispetto a tutto. Cioè, se noi vogliamo avere intelligenza artificiale abbiamo bisogno di dati. Non c'è possibilità di fare intelligenza artificiale senza dati. Di diverso tipo, nessun tipo di intelligenza artificiale funziona. Benissimo. Senza dati. Prego. Grazie Francesco per questa ispirazione su che cosa possiamo fare con i dati. Grazie. Adesso ovviamente le ultime slide, pochissime, sono per dire cosa si può fare con i big data per la scuola. E quindi ovviamente usiamo i dati o interroghiamoli per cercare di capire qualcosa attinente alla vita della scuola, vita della didattica, delle comunità che lavorano nella didattica e nella scuola. Allora, ci siamo imbarcati, Francesco e il sottoscritto, in questa avventura, penso che sia uno dei contratti più complessi che abbia mai visto in nascere, qualcuno sa di cosa parlo. L'idea è quella di chiedere ai network provider, quindi ai vari operatori di telecomunicazioni, la cessione o l'accesso, direi più correttamente, ai dati geolocalizzati che vengono originati dai plessi scolastici durante ovviamente le attività della didattica e quindi da lunedì ai venerdì, lunedì, sabato. Ovviamente questi dati verranno a noi forniti e non può essere altrimenti, prima di tutto in modalità completamente anonime, non ci sarebbero altri modi per poterli avere, ma addirittura anche in formati aggregati, anche perché per le loro dimensioni, stiamo parlando di miliardi e miliardi di record che vengono giornalmente archiviati dai network provider, non potremmo neanche noi avere capacità elaborative per poterli gestire. A questo punto, quando questa dataset sarà disponibile, e qui lo metto a titolo di curiosità per stimolare anche altre domande e suggerimenti, vengono immediatamente in mente una serie di quesiti, cosa ci possiamo fare da questi big data e quali domande potremmo rispondere. A titolo di esempio, qual è la multimedialità e il multitasking delle nostre persone, dei nostri studenti, quali sono le applicazioni che vengono veramente utilizzate, come si distribuiscono questi comportamenti nel corso della giornata e nelle varie fasi dell'attività didattica, qual è l'accesso a queste informazioni relative ad attività didattica, perché non è da escludere
che siano volutamente diciamo, invitati studenti e docenti ad accedere a questi dati, quali sono i network che si formano all'interno di questa comunità di persone che apprende durante la giornata scolastica, quali sono i nodi, quali sono le frequenze di accesso a questi network, quali sono le dimensioni di questo traffico, cioè quanto la scuola produce, se volete, in upload e in download, no? In una giornata tipo, e in che modo si possono accoppiare queste informazioni con l'andamento e lo svolgimento dell'attività didattica per capire in che modo queste attività vengono, diciamo, utilizzate anche con i device degli studenti. E chiudo, per farci che cosa, per dare quali tipi di implicazioni, ma soprattutto di politica. Mi vengono in mente tre cose a me e a Francesco. Primo, quali investimenti dovranno essere diciamo, messi sul piatto in futuro, sulla base di una misurazione analitica e accurata. Quali sono gli investimenti di formazione che saranno necessari per adeguare tutti a queste nuove competenze guardando i big data della scuola? E terza ipotesi, quali sono i possibili ponti che si possono stendere con partner per sviluppare ancora più qualità nell'esperienza didattica dell'attività della scuola. Grazie. No, scusa, giusto per focalizzare un po' meglio, quindi big data per guidare la scuola a fare scelte, ma forse anche chi sta sopra la scuola, il ministero, no? A fare delle scelte, più informate, per che cosa? Diciamolo in modo più esplicito. Beh, certamente, queste sono tre proposte. Noi immaginiamo se ne possono fare anche molte di più, stiamo parlando di proposte di policy, gli investimenti, la formazione, le partnership. Di certo possono migliorare l'attività didattica giornaliera se si collegano di più queste informazioni con i giusti investimenti e con i giusti livelli di formazione. Per essere un po' concreti, ecco, sì. Allora, per esempio, in Francia hanno vietato il wifi nelle scuole. Hanno detto che nelle scuole in Francia non si può usare il wifi, devono solo utilizzare il li-fi. Sì. No, questa per esempio è una scelta molto netta, è stata una scelta dura, no? Che i francesi hanno fatto però in modo molto netto. Ma a fronte di conoscenza? No. A fronte del fatto, adesso poi Burgio ne parlerà nel suo intervento, come parlerà anche la Lucangeli, a fronte del fatto che ci sono delle considerazioni da fare sull'utilizzo in modo così concentrato, soprattutto con i giovani e i più giovani, di apparecchiature elettroniche, perché non è solo quello che fanno sulla mente, ma quello che fanno anche sull'organismo e su tutto il resto. Però poi ne parliamo. Invece questi dati verso quali policy potrebbero portare? Per esempio il modo in cui si utilizzano davvero i cellulari. Voi sapete, immagino, i docenti lo sanno meglio di noi, non si può obbligare uno studente a lasciare il suo cellulare all'ingresso, non lo si può perquisire. Eppure noi lo sappiamo che ci sono molto spesso dei ragazzi che arrivano a scuola con più di un cellulare, o che lo usano in momenti che non sono propri. Allora, il docente, l'insegnante, non è un poliziotto. No? Però noi dobbiamo... appunto, per scendere nel concreto, scusa, poi chiudiamo. Certo. Avendo questi dati, questi big data, magari, la scuola, anche la singola scuola, potrebbe prendere delle decisioni migliori di didattica con gli strumenti digitali? Sì, soprattutto per utilizzare meglio quelle che sono le risorse all'interno del processo didattico durante la giornata. Per esempio, creare particolari filtri per determinati contenuti in determinate ore, oppure chiudere l'accesso, oppure schermare addirittura la scuola, perché potrebbe essere anche quella una scelta. Per ora abbiamo fatto, come in Francia, delle scelte basate sull'emozione, forse un pochino, no? Invece con i big data possiamo essere più precisi, più razionali. Quello è l'obiettivo. Va bene, grazie. Grazie.